got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Show TV. Lungo anche il Naviglio, perché c'è il Naviglio famoso anche per le chiuse di Leonardo da Vinci. Qui siamo a Concesa, c'è la Divina Maternità, la chiesa importante, un santuario importante, e da qui proseguo il mio viaggio dopo la giornata di ieri fantastica con i musei, con i castelli. Noi ripartiamo e incontreremo dei personaggi veramente importanti oggi, quindi seguitemi, è una giornata bellissima. Bene, la mia pedalata, oggi facciamo tappa qua, va Priodada,
un campione del ciclismo, un grande direttore sportivo con Davide Bramati. Tu sei qui, di Vaprio, sei nato... Sì, sono nato e vivo Vaprio d'Ata da 50 anni ormai, sono arrivato anch'io a 50 anni. Davide, qui a Vaprio c'è storia, ville storiche e poi Leonardo che fa i 500 anni. Sì, abbiamo detto poc'anzi, abbiamo anche ville, ti ricordo che abbiamo anche la Villa Merz che adesso la stanno ristrutturando e sicuramente prossimamente sarà molto bello andare a visitarla. Bene, il tuo rapporto con il paese, col territorio, con queste cose storiche, perché girando sempre il mondo magari non si gode sì, quello che abbiamo. Sto vivendo veramente molto poco il mio paese, l'ho vissuto quando ero giovane, però ho iniziato a andare in bicicletta quando avevo 8 anni e mi ha portato via veramente tanto tempo per il paese, cerco di godermelo quando sono a casa con gli amici d'infanzia e spero di godermelo più avanti. Tra l'altro il Pinzon si mangia molto bene. Sì, si mangia bene e si beve anche meglio. Bene, abbiamo un ottimo bar dove ha una bellissima cantina e vi dico di andare a visitarla, è il bar Speranza e sicuramente sarà contento se passiamo a trovarlo. A trovarlo sì. Quindi passiamo a trovarlo, però mi accompagni anche un pezzetto di ciclabile. Sicuramente, adesso ti accompagno così finisco il mio allenamento giornaliero e ti accompagno su qualche canale. Ragazzi, 50 anni dobbiamo tenerci in forma, partiamo. Sì, partiamo. Andiamo. Davide, hai parlato di Bar Speranza, siamo qua, lasciamo parlare Andrea l'intenditore. Andrea, qui c'è una storia di famiglia, di tradizione e di whisky? Sì, diciamo che whisky e altri distillati nobili, sono cognac, rum, poi 110 anni che abbiamo un bar e 70 anni che collezioniamo whisky di famiglia, per noi è una passione. Tramandata da nostro zio che poi abbiamo continuato noi, è una cosa che ci appaga e ci piace e speriamo di andare avanti per tanti anni ancora con questi whisky e far riconoscere la gente. Allora, questa è un'eccellenza di Vaprio d'Adda che non conoscono in tanti, ma gli intenditori conoscono sì. Questa eccellenza. Sappiamo che vengono personaggi poi famosi sì. Perché amano veramente l'eccellenza. Sì, diciamo che i distillati, i grandi distillati vengono apprezzati negli ultimi anni, hanno preso piede, vengono apprezzati in maniera particolare e personaggi diciamo anche famosi, italiani e esteri, vengono a bere, sono ben tranquilli, non hanno problemi, qui si beve il massimo che c'è al mondo. E qui viene anche Davide dopo le gare a distendersi, a rilassarsi. Gran corridore diciamo e gran direttore sportivo. Bene, adesso facciamo un cin cin con... Questo è un Glenavon 10 anni vecchio, diciamo, a 60 anni di invecchiamento come bottiglia. Sì. 10 anni di invecchiamento e 60 anni che l'abbiamo in casa noi. È di una morbidezza su, è un grande whisky. E noi si vede che siamo dei ciclisti, Davide, ciclisti, perché vedi come si tiene il bicchiere. No, io lo tengo così perché è comodità. Comodità. Facciamo un cin cin. Qui siamo un museo, veramente una cosa stupenda del whisky, a Vaprio d'Adda, e poi noi continuiamo con la nostra pedalata, ma grazie ad Andrea. Grazie a voi, sì. E grazie a Davide. Grazie. Sì. Bene, qui a Vaprio d'Adda un punto.
punto importante che abbiamo raggiunto. Siamo qui col presidente della Prolab di Vaprio e qui siamo in un luogo storico e importante. Sì, siamo nella galleria interattiva di Leonardo, che si suddivide in tre sale. Quella dove siamo noi è la sala dei codici leonardeschi, sono copie anastatiche dei codici proprio originali. Quindi come l'originale proprio? È l'originale. L'originale. Dopodiché abbiamo un'altra sala, che è la sala dove c'è la vasca, che si riproducono nel moto delle acque del fiume, dove Leonardo lei ha studiato parecchio nella sua permanenza a Vaprio. E in più abbiamo una terza sala dove ci sono dei monitor che ricostruiscono con degli attori la vita del Leonardo presso la proprietà. È un luogo importante proprio per ricostruire la sua storia e certo, tutto quello che è l'Adda anche. Esatto, proprio in merito al fiume, la vasca che riproduce il moto delle acque si riproduce veramente bene con un sottofondo di voce che narra proprio come ha vissuto Leonardo il moto delle acque del fiume e in questo caso dell'Adda. Qui la casa del custode, giusto anche? Questa è la casa del custode delle acque, una costruzione del 1580. Che è stata sistemata 10 anni fa, dove ci abbiamo anche la sede della Provoco. Noi con la ciclovia dell'Adda, che siamo partiti da Lecco raggiungendo i vari punti, passiamo proprio, vediamo proprio la casa del custode, vediamo sul tragitto, quindi è importante, e nei 500 anni di Leonardo sarà un avremo degli eventi focalizzati proprio alla presenza del genio, come viene detto, con delle ricostruzioni, degli eventi che ripercorreranno in maniera abbastanza sostanziale la presenza del Da Vinci in Vaprio d'Adda. Bene, io la ringrazio. Grazie a lei per essere venuto e arrivederci con i vostri ciclo tour. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Siamo a Groppello. Diciamo che è il mio paese. Sono nato a Cassano d'Adda, però abito a Groppello da sempre. Sì. Allora, abbiamo voluto venire qui in un posto, un punto storico. No, Groppello. È bellissimo perché ci sono tre belle storie. Una è la villa, una è il Rudon e l'altra è il lavatoio. Quindi siamo non siamo al centro di Groppello, ma c'è tutta la storia di Groppello. Groppello. Allora, poi il nome Groppello deriva da un gruppo di case. Poi abbiamo la villa Cimescovile, penso un po' che è del 1100,
1900 hanno iniziato a costruire. Qui noi siamo vicini proprio a un tunnel che entrava nella villa. Che lo chiamano il Pumbech. Pumbech. L'hanno chiuso perché è un po' pericolante, ma il Pumbech. Quindi i vescovi scendevano qui dai barconi, trainati dai cavalli che arrivavano da Milano. Adesso non c'è poca acqua. Quando c'è l'acqua arriva quasi a filo, quindi scendevano e passavano sotto. Era navigabile, quindi. E entravano nella villa, che venivano qui in vacanza, perché a noi ci sembra, vengono da Milano, ma allora arrivare da Milano ci vuole una giornata. Mica come adesso. È un attimo. Gianni, qui c'è il Rodin, che è di Leonardo da Vinci. Un'idea di Leonardo da Vinci. Ah, una sua idea. Un po', perché ne ha fatte diverse di lui. Questo qui è il Rodin di Gruppello, che poi serviva solo per portare l'acqua per irrigare i campi sui lati della villa. Con i secchi. Quindi, che ha lateralmente. Ne avrà su, metti una decina di secchi girando, poi era tutto con quest'acqua convogliata, una specie di ruscello ma intagliato nella pietra. Quindi c'era. E quindi la portavano lì in villa e serviva per irrigare i campi. Gianni. E poi dopo c'è il lavatoio. Rodin del 1600, il lavatoio del 1800, che fino a poco tempo fa. Ma quando eri bambino? No, c'erano, io mi ricordo. C'erano le donne. Mi ricordo che, lavavano. Che c'erano, quindi parliamo di 70 anni fa, c'erano le donne che venivano giù a lavare. Io mi ricordo anche dei barconi. Allora c'era un'usanza qui a Gruppello, che penso fino al 50, che quando i ragazzi facevano la comunione alla cresima, partivano coi barconi, trainati ai cavalli, li portavano qua in chiesa, quindi andavano su un bel 7-8 chilometri fino agli anni 50. E me lo ricordo che mettevano su questi ragazzi e facevano una festa. Si veniva dalla guerra anche, quindi tutte le occasioni erano buone per divertirsi un pochino, ci si divertiva tutto. Ecco Gianni, tu una grande carriera da campione del ciclismo, adesso ti godi, ti diverti a bicicletta come cicloturista. La ciclovia dell'Adda, quella che abbiamo fatto un pezzetto adesso, è però un percorso che te ami percorrere, fare per andare a fare i tuoi giri in bici. Adesso, allora, io questa passeggiata, chiamiamola, la faccio tanto per togliermi dalla strada, non dalla strada, un po' anche dalla strada perché diventa sempre più pericolosa, ma un po' anche per cambiare un pochino l'abitudine, per non andare sempre in bicicletta dalla strada. Cosa faccio? Parto da casa mia, quindi dal Gruppello, arrivo fino a Lecco. A Lecco mi fermo in una buona salumeria, mi compro due panini, una birretta con un po' di prosciutto e mi fermo dove mi pare e piace a mangiarmi questi due panini. Questo qui e ritorno, sono circa 90 km e 90 km di meraviglia, credetemi, 90 km di meraviglia. D'estate poi è una cosa magnifica perché sei sempre fresco. Io confermo, ci sono anche dei bei panorami. Io ne sono testimone perché sì, mi sono divertito molto, Gianni. Abbiamo visto poi tanti posti storici come la Rocchetta, i castelli, quindi è bello veramente fare questo percorso. No, è bello, il fatto è questo, che non ti stanchi mai, perché quando a un certo punto trovi dove si divide il naviglio, che hai l'Adda da una parte e il naviglio dall'altra, è uno spettacolo. Poi guardando l'Adda con dentro tutti queste ripide che ci sono, che è uno spettacolo. Qui se dovessero tenerlo appena dove, ecco, per esempio dove ci sono le chiuse, penso che bello se fosse ristrutturato lì, penso che sì, ma sicuramente la regione Lombardia ci penserà. Bene, noi continuiamo, andiamo Gianni. Credi. Noi andiamo a fare il nostro giretto. Ciao per il momento. Ci vediamo. Thank you.
bene, siamo con Maurizio Stucchi, promotore di questa puntata. Maurizio, oggi abbiamo fatto veramente un viaggio da Lecco, incontrando i sindaci, incontrando musei bellissimi, castelli, tanto Adda, con tanta storia, personaggi e suo territorio. Sì, noi abbiamo voluto cogliere l'occasione che ha dato la Regione Lombardia di valorizzare le ciclabili della regione e abbiamo creato un contatto, una connessione territoriale con tutti i soggetti che vivono la ciclovia dell'Adda, da Lecco a Cassano, e li abbiamo conosciuti, sono stati tutti disponibili a entrare in questo progetto. Il tema è avere una valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo. Lungo il nostro percorso, qui abbiamo un patrimonio della Lombardia importante, 50 km di ciclovia che abbiamo percorso oggi in questa puntata, dove c'è veramente tanto e dove si può veramente fare cicloturismo e conoscere le nostre tradizioni. Sì, il vero vantaggio di questa modalità di conoscere il territorio è di farlo in maniera dolce, senza un obiettivo sportivo, ma con un obiettivo culturale, di conoscenza, di apprezzamento di questo territorio che è straordinario. Noi stiamo vedendo che i cicloturisti che vengono dal nord Europa apprezzano tantissimo questo tratto, sia in Valtellina che nel Lodigiano, ma questo tratto è veramente pieno di cose meravigliose che noi stessi che ci viviamo difficilmente, spesso non conosciamo. Vediamo in 50 km, vediamo tante cartoline proprio che cambiano, il paesaggio cambia, diventa sempre ricco comunque di fascino e di bellezza. E poi una collaborazione importante, perché Ciclovia Leale, il tuo gruppo che promuove questa iniziativa, collabora con un tour operator importante proprio dedicato al cicloturismo. Certo, organizzare un progetto di rete di questo valore è importante, ma è anche importante avvalersi di collaborazioni di chi ha già fatto questi percorsi in altri territori italiani e stranieri che funzionano, perché la promozione territoriale esiste solo se il territorio è vivo, se ci sono tanti soggetti che partecipano a questa valorizzazione, ognuno a casa propria, con una visione di territorio ampio e accogliente. Grazie anche alla collaborazione che abbiamo con Garmin, abbiamo tracciato tutti i percorsi, tutti i punti che potranno poi trovare sui nostri siti, quindi sui social, potranno organizzare questi tour, quello che noi abbiamo praticamente fatto durante questa pedalata, e poi l'abbiamo fatto anche in e-bike, proprio per far capire che questo è un percorso che possono fare tutti. Siamo nel mese di dicembre e guardate che giornate, quindi è una zona, un'area che si può fare 365 giorni all'anno. Certo, nessuno andrà alla cieca, perché saremo tutti accolti sia dai tracciati dei percorsi che dalle persone che sostengono questo territorio. Biciclette di alto livello se si vuole, ma biciclette tranquille, comode, come quella che porto io, che consente di vivere il territorio tranquillamente, senza nessuno sforzo e godendo della natura. Bene, Maurizio, noi siamo arrivati in conclusione, adesso andiamo però a chiudere la nostra puntata in una nostra classica trattoria lombarda, giusto? E godremo del food lombardo. Bene. Walter, buongiorno. Presidente della cooperativa in questa splendida isola, sì, Isola Borromeo. Certo, io sono il presidente della cooperativa Batracos, che gestisce il ristorante di Isola Borromeo.
l'isola Borromeo è stata bonificata, prima c'era una fattoria dove c'erano le mucche e tutto quanto, poi è stata bonificata e nel tempo è cresciuta questa location dove c'è un ristorante che è gestito da noi, dalla cooperativa Batrapos, e c'è il Canoa Club che fa la scuola di canoa e ha gli amatori che vengono anche alla sera tardi per fare il loro giro sull'acqua. Qui è un punto comunque che è facilmente raggiungibile a Cassano, perché quando si arriva in centro c'è il ponticello che porta sull'isola, ci sono vari collegamenti, quindi per il cicloturismo è un punto importante sull'Adda. Assolutamente sì, direi proprio, perché abbiamo il collegamento, a due passi c'è Groppello praticamente, che è da dove inizia tutto il percorso che va a Trezzo fino a Lecco in pratica. Quello che abbiamo appena praticato noi, quindi per raggiungere qui questa bellissima location. Qui realizzate comunque tanti eventi, tante iniziative. Sì, sono legate praticamente a quello che è il cicloturismo e all'attività del canoa, dove svolgiamo durante l'anno tante attività ricreative anche per i bambini, per le scuole, tutto quanto riguarda poter utilizzare le bellezze dell'isola Borromeo. Bene, qui diciamo che è il punto di arrivo di questa nostra puntata, però non finisce qui, adesso andiamo all'interno e seguiteci. Ciao Danilo, ben arrivato. Ciao Emiliano, grazie mille, siete pronti? Siamo prontissimi. Bene, allora io mi accomodo, così possiamo iniziare. Abbiamo il nostro bel vino. Emiliano, qui siamo all'isola Borromeo, al ristorante, esatto. Tu sei lo chef, qua si assaggiano i prodotti tipici, i sapori, esatto, della nostra terra. Prodotti tipici locali da Lombardia. Quindi qua c'è un passaggio di persone che amano la tradizione. Amano la tradizione, amano i prodotti proprio del nostro territorio a chilometro zero, artigianali, tutte queste cose, e vengono giù in mezzo al verde. Quali sono, diciamo, i piatti tipici che... I piatti tipici sono i piatti tipici lombardi, cioè risotto con l'osso buco, risotto giallo, poi abbiamo gli stracotti, i brasati, abbiamo i pizzoccheri, abbiamo i casoncelli, tutti i prodotti, diciamo, che fanno parte del nostro territorio, della nostra cultura, della Lombardia. Bene, qui in questa fase con i nostri amici, qui a tavola, con Emiliano, chef a Isola Borromeo, ristorante Isola Borromeo, noi concludiamo la nostra puntata facendo anche un bel brindisi. Evviva! Evviva! Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Strong. Breathe.